fritti di pesce, arrosto misto di mare, zuppa di pesce, paranza, fritto misto e insalate per tutti i gusti. Il Veliero propone un menù degustazione a base di pesce a 35 euro a persona. Prenota al ristorante pizzeria Il Veliero telefonando allo 0932 95 85 55. Bene amici, bentrovati, eccoci l'appuntamento con l'informazione sul canale 178. Abbiamo già detto che questo è l'ultimo telegiornale di questa stagione, perché poi per una 15 per 20 giorni andremo in ferie, come facciamo ogni anno per dire la verità. Dici, ma perché che non ci sono più notizie? Effettivamente sarebbe molto interessante, perché c'è la questione della, diciamo, delle elezioni, però siamo sicuri che questi 15-20 giorni saranno molto confusionari, non ci sarà tanto da dire e invece i risultati li sapremo verso il 20-22, quando ci saranno le liste, vedremo di capire qualcosa in più. E noi lo abbiamo fatto da parecchi anni, non siamo neanche tantissimi in redazione e facciamo un po' di pausa. E, oggi qualcuno durante la conferenza stampa di San Giovanni, qualcuno ha detto, ma come Telebrea non trasmette più? Io vorrei dire ai nostri telespettatori, agli amici dei nostri telespettatori, che assolutamente Telebrea continua a trasmettere ininterrottamente da 47 anni, anzi ora ha un'area di copertura molto maggiore, voi lo sapete, copriamo tre quarti della Sicilia, però purtroppo ci sono dei grossi problemi sull'area di Ragusa per la copertura, questo non vuol dire che non trasmettiamo più. Devo dire che stiamo lavorando tanto, ringrazio, come ho già fatto ieri, il sindaco per l'aiuto che ci sta dando, speriamo che per San Giovanni si riesca ad avere la possibilità di fare la diretta televisiva, perché se metteranno il ripetitore su Ragusa potremo fare la diretta e quindi ci torneranno a vedere. Ma per un quasi, diciamo, un terzo della città si vede la parte di Ibla, la parte via Roma, insomma si vede perché lì c'è il segnale che arriva da Ibla. Detto questo, vabbè, il tempo non aiuta tra l'altro chi vuole fare le elezioni. Per inciso, dobbiamo dire che secondo le statistiche questo è l'anno più caldo di sempre, cioè dal 1800, quando hanno iniziato a registrare le temperature, pare che questo 2022 abbia circa 2 gradi in più di media negli ultimi 7 mesi, quindi praticamente dall'inizio dell'anno a oggi, e quindi sia l'anno più caldo della storia. Io dico che è possibilissimo, ci mancherebbe altro, la storia del buco nell'ozono, sono tutte cose che assolutamente sono credibilissime. Quello che bisogna fare è adattarsi, organizzarsi, come ci siamo organizzati nel passato per tantissime cose. Il mondo è così in gamba che deve riuscire a organizzare anche questo. La siccità, troveremo dei sistemi, facciamo in modo che l'acqua venga riciclata, però è anche vero che magari andare a sciare sarà sempre più difficile, perché è così, perché diminuisce la neve, salgono le temperature, diminuiscono le nevi e quindi sarà difficile andare a sciare. È una cosa che dobbiamo tenere da conto e quindi abituarci. Con la tecnologia si superano tante cose, io credo che siamo più bravi anche delle avversità. Le avversità politiche invece sono, come abbiamo visto, tutte da superare in questi 15 giorni.
20 giorni. Perché? Perché si stanno facendo alleanze, si sta cercando di capire chi deve guidare questo paese. I sondaggi, ma non tocca a me dirlo, parlano di una coalizione di centrodestra molto forte. Io dei sondaggi mi fido, non del tutto, perché abbiamo visto che altre volte alla fine, quando poi si arriva al momento giusto, la gente dice, ma mia come fa a fare, meglio dove sono sempre stato. Anche perché purtroppo, e lo diremo anche in altre occasioni, qui nessuno sta parlando di programmi. Dice, oh, ancora con questi programmi, l'unica cosa che possiamo fare è tenere all'impiedi. È vero, l'unica cosa che possiamo fare è tenere all'impiedi in una situazione così difficile, però è anche vero che abbiamo delle realtà che hanno bisogno di essere in qualche modo aiutate. Letta, ma non è una cosa che mi piace, ha detto per esempio che dovremmo fare una dote per i diciottenni. Ma io dico, guardate, che i diciottenni hanno un futuro, in ogni caso hanno 18 anni, è già il loro futuro. Io farei una dote per quelli più grandi che non hanno il lavoro, io farei qualcosa per fare lavorare quelli che non hanno avuto la fortuna di andare a lavorare a 20 anni e che quindi hanno bisogno di essere aiutati. Questo è quello che bisogna fare. E lo Stato, l'unica cosa che deve fare, secondo me, è come si faceva nel passato, aiutare le aziende nelle assunzioni. È quella l'unica cosa. Una volta, fino a 7-8 anni fa, c'erano gli sgravi fiscali. Quando si assumevano le persone c'era la possibilità per 2-3 anni di non pagare i contributi o pagarne minimi. Questa è la cosa giusta. Piuttosto che fare un tesoretto per chi ha 18 anni e che potrà ha tutta la vita davanti, aiutiamo quelli che invece hanno difficoltà a trovare il lavoro. C'è qualcuno che l'ha detto mai? No, quali sono i programmi sinistra, destra, centro, quello che volete voi? Quindi sarà davvero una cosa, cioè votare senza sapere perché uno o l'altra coalizione. A proposito di coalizione, voi sapete che ora il PD si è messo d'accordo con Calenda, ha fatto scoppiare un casino, ora tutto quello che volete voi. A Roma quindi il PD non viaggia con il Movimento 5 Stelle, invece in Sicilia lo fa, viaggia col Movimento 5 Stelle. Però c'è un fatto che a 21 mesi e qualche cosa dalle elezioni nessuno, o meglio, aspettiamo ancora il candidato del centrodestra, perché a questo punto sappiamo che il candidato del centrosinistra è la Chinnici e raccoglie le aree del centrosinistra, le anime, da Fava al PD al Movimento 5 Stelle, che ha ribadito l'accordo e che quindi è con il PD a tutti gli effetti. Cateno De Luca e Cateno De Luca, ci manca il centrodestra. Ora voi sapete che ieri il presidente Musumeci si è dimesso e oggi è stata la prima dichiarazione, lo hanno acchiappato mentre usciva da qualche parte, vedete tutti i colleghi lo hanno acchiappato e abbiamo cercato di capire se c'è una soluzione, è lui il candidato oppure no. Beh, insomma, è stato molto ironico e ha detto queste parole, vediamo. È il presidente della regione uscente il candidato della coalizione, fino a quando la coalizione non dirà no, non può essere, ce n'è un altro, e debbono trovarne uno che non sia catanese, perché pare che una delle accuse è che io sia catanese, che non sia antipatico, perché pare che una delle accuse è che io sono antipatico, che non sia alto 1,85 m, quindi qualcuno di una statura un po' più bassa, che non sia mai stato coerente idealmente, e quindi ci vuole qualcuno che abbia fatto il saltabanchi, e quante altre cose, che abbia avuto qualche problema giudiziario, perché chi non ha mai avuto problemi giudiziari non può fare il presidente della regione. Non è facile, o è facile trovarlo? Questo non lo so, lo lascio decidere a voi.
L'importante è che questo centrodestra lavori per vincere e per non rovinare il tanto, tanto lavoro che in 5 anni è stato prodotto. In 5 anni senza un giorno di crisi. Allora, avete sentito Nello Musumeci che dice: se trovano un altro me lo facciano sapere, perché non deve essere catanese, non deve essere altro, non deve essere simpatico, antipatico, tutte queste cose qua. In verità voi sapete che la Prestigiacomo ha contattata da Berlusconi e avrebbe un significato la Prestigiacomo, perché dall'altra parte c'è la Chinnici, quindi le donne sarebbe una battaglia, diciamo, non è che una battaglia di genere, ma sarebbe una battaglia fra due personaggi importanti della nostra politica, parlamentare europeo, parlamentare dal 1994, insomma, e alla fine quindi Musumeci sta ad aspettare, ma non ci sono assolutamente notizie di cambiamenti. Per quanto riguarda Cateno De Luca, lui andrà avanti per i fatti suoi. Che cosa vi devo dire? Anche noi dobbiamo aspettare, ne parleremo certamente prima di San Giovanni, perché noi torneremo prima di San Giovanni. Una giornata interessante oggi, c'è stata questa manifestazione per lo scambio di consegne fra il vecchio comandante della Guardia di Finanza, uscente, diciamo, il colonnello Giorgio Salerno, e il nuovo comandante appena arrivato, che si chiama Walter Mele. C'è stata una conferenza stampa alla quale abbiamo partecipato e poi c'è stata anche questa cerimonia ufficiale alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza in Sicilia. Che vuol dire? Che, ecco, intanto Ragusa ha una particolare importanza anche per la sua posizione geografica, per il fatto che affaccia sul mare guardando Malta e guardando l'Africa. Infatti vi devo dire che fra le tante cose che sono state ricordate dal comandante Giorgio Salerno, nel saluto con i giornalisti, oltre naturalmente all'elusione alle frodi fiscali, gli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica, il contrasto alla criminalità organizzata ed economica, poi il contrasto agli illeciti, ai traffici illeciti. Insomma, c'è stato un gran bel po' di lavoro e il colonnello Mele, che subentra da oggi praticamente, ha detto che continuerà il suo impegno sulla strada di quella che è stata fatta dal colonnello Salerno, e poi naturalmente ci sarà. Vediamo, tante operazioni sono in corso e si porteranno a termine, poi si vedrà. Insomma, sappiamo che la Guardia di Finanza è agguerrita nel contrasto a tutte quelle cose che vi ho detto, soprattutto, anche questo è molto importante, a coloro che prendono i contributi in modo illecito. E questo io dico che è una cosa che bisogna seguire sempre, perché purtroppo, e questa è la realtà, per arrivare ai contributi europei del PNR bisogna essere molto bravi, perché vengono richieste delle cose incredibili. Chi è che diventa bravissimo? Quelli che si specializzano, e spesso sono aziende non pulite che si specializzano nell'accedere a questi contributi, riescono ad accedersi e poi si fregano i soldi. Va bene, sentiamo le interviste al colonnello uscente e al colonnello appena entrato, facciamo gli auguri a Salerno che va via e a Mele che arriva, sentiamo. Primo giorno, primo momento, primo saluto al nuovo comandante della Guardia di Finanza, al gruppo provinciale. Colonnello Walter Mele mi diceva che è umbro. Curiosità, uno che deve venire a Ragusa, che cosa gli dicono i colleghi da Roma? Dice: ma vai a Ragusa, come ti trovi? Ti dicono ti troverai bene, ti troverai male. Assolutamente, sincero, assolutamente sì. Ragusa viene in realtà considerata una sede disagiata per i nostri trasferimenti, in connessione molto probabilmente all'isolamento e alle infrastrutture, diciamo, che non ne agevolano il raggiungimento.
Devo però sostenere che la prima impressione è di tutt'altro avviso, è assolutamente positiva, è un territorio che mi ha colpito per le sue bellezze e anche per il calore dell'accoglienza delle persone. E mi dica un po', ovviamente chiunque entra al posto di un collega che va via parla col collega e gli dice: tu cosa mi dici di seguire particolarmente, quali sono i problemi, le criticità, se ci sono o no. Col colonnello Salerno che impressione le ha lasciato? Non lui come persona, lui come mondo che le lasciava. Anche qui l'impressione è assolutamente positiva, è una realtà in cui è possibile ben operare e lavorare e il mio intendimento è quello di proseguire l'azione intrapresa dal collega a tutela della sicurezza economico e finanziaria dei cittadini e delle imprese. Lei ha due punti a mio avviso nodali: uno che la gente si rende conto, l'altro che capisce meno. C'è l'aeroporto, ma c'è soprattutto il porto sarà perché ci ho lavorato tanti anni, è una cosa fondamentale. Purtroppo al momento è un porto soprattutto di accoglienza clandestini, ma è anche un volano impressionante per quella che è l'economia di una terra, e ha bisogno di un controllo, lo fa la dogana o lo fa la finanza, perché bisogna stare molto attenti. Il porto è una realtà sensibile, come lei giustamente evidenziava, è una realtà che necessita di un presidio e di un controllo. Noi operiamo tramite la tenenza di Pozzallo, che necessita tuttavia anche di un potenziamento, certo, oltre che infrastrutturale ma anche di personale, e su questo stiamo lavorando. Colonnello Salerno va via, è normale, un bilancio le ha fatto, devo dire, con una brevitas veramente apprezzabile. Abbiamo sentito che lei lascia con dispiacere, con la contentezza di andare in un posto che le viene sicuramente più agevole anche a livello familiare, ma lascia perché si è trovato bene. E l'essersi trovato bene, lei ha posto l'accento su una cosa importante: mi sono trovato bene perché mi sono trovato bene con la gente. Sì, assolutamente, il nostro lavoro è stato reso agevole da una capacità della cittadinanza eblea di essere, forse dico naturalmente, propensa al rispetto delle regole, quindi in un contesto sano diventa più facile poi intervenire su quelli che sono i fenomeni patologici, perché comunque quelli esistono ovunque, ma diciamo che però lo vivi in un territorio che è fondamentalmente sano e quindi è più facile andare a colpire quelle situazioni che invece in un contesto del genere tendono alla devianza. Lei ha ricordato, ha posto l'accento su un periodo drammatico della vita mondiale, nel caso particolare nostro, che è la pandemia. Come lo vive il comandante di una forza di polizia particolarmente legata al discorso che subisce di più la pandemia, ovvero sia il commercio, tutte queste attività? Beh, diciamo che questo non è un segreto, abbiamo vissuto un periodo nel quale anche l'attività di controllo più prettamente fiscale è stato sospeso, anche per evitare di andare a dare ulteriori aggravi su quello, ma non perché da noi non è che andiamo a colpire la... Non è l'accanimento esattamente, non è che c'è, però comunque ci siamo resi conto che c'è una situazione che era di una emergenza unica nella storia moderna. Diciamo che forse, ecco, noi possiamo richiamare alla memoria situazioni da modello veramente da Promessi Sposi, come la peste che chiamava il Manzoni. Non avevamo avuto a memoria storica situazioni che erano paragonabili. Dicevo, chiamavo prima alla memoria quello che vivevo quotidianamente nel venire la mattina a lavorare e vedere Piazza Libertà completamente deserta, scene con cui non eravamo abituati e non potevamo neanche immaginare fino a qualche mese prima. Quindi sicuramente abbiamo cambiato il nostro modo di approcciare il lavoro e quindi ci siamo concentrati anche inizialmente collaborando con le altre forze di polizia, soprattutto sul discorso dell'applicazione delle misure di contenimento. Però ecco, questo è quello che ho sempre detto. Ma lei ha detto che la gente ha reagito bene. In questo sì, questo è vero, cioè, rispetto a quello che vedevamo spesso anche nella cronaca nazionale di soggetti che venivano rincorsi perché in qualche modo andavano in giro quando non potevano, qui situazioni di questo tipo non si sono mai verificate e anche quando ci si è confrontati con qualcuno che per vari motivi si muoveva perché aveva delle...
È sempre stato un approccio costruttivo, quindi c'è sempre riusciti a trovare il modo di venire incontro alle esigenze legittime delle persone che in qualche modo dovevano vivere e muoversi in quel periodo. Poi da lì si è proseguito con quelle che sono le attività, diciamo, più legate ai controlli sulle sovvenzioni che da qualche tempo lo Stato e gli enti locali stanno mettendo a disposizione delle famiglie e delle attività in difficoltà. Allora.
Una delle cose più belle della vita per me è che guardiamo sempre oltre. Mi piace questa evoluzione costante. Progrediamo ogni giorno. Scopriamo nuove tecnologie emozionanti. E diamo un nuovo senso a chi siamo. E a come viviamo. Perché in fondo siamo noi a dare forma al nostro futuro. E il vostro come sarà? I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Che è sempre un cuore che batte, come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria in un millesimo di secondo. Fermo immagine del mondo e tu regina. Chiami a grandi imprese i pazzi come me. Inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso inizio momento. Di una nuova era. Lo senti? Lo sento! Lo senti? Lo sento! E allora, l'ultimo telegiornale di questa stagione, poi l'abbiamo già detto, riprenderemo prima di San Giovanni, e siccome è venerdì c'è Cesare Pluchino. Allora, siete una condanna, dice Cesare Pluchino, ogni venerdì. C'è sempre un venerdì. È sempre un venerdì. Allora Cesare, vabbè, noi iniziamo sempre parlando del Consiglio Comunale, che però ormai non emoziona Buonasera più. Buonasera a te telespettatore, no, il Consiglio Comunale non emoziona più, l'ultima seduta ha avuto lo stesso cliché. Al primo appello non c'è stato il numero legale, per il rotto della cuffia hanno iniziato la seduta e c'è stata il solito Menabò, prima Chiavola, poi Firrengile che hanno fatto i loro interventi. Chiavola si è sprecato nel cioè, ormai è un consiglio come la 13. Sì. Chiavola, Firrengile poi naturalmente si è sprecato nel dire che grazie alle opposizioni si possono fare le sedute e cose del genere. Poi hanno esaminato tre punti, uno sul piano dell'utilizzo del demanio marittimo, poi una cosa di urbanistica sul contenimento energetico per le cose, insomma, però praticamente una cosa stranissima. Gli assessori hanno relazionato su questi punti, si è passato subito alla votazione, sono state approvate. In un'ora hanno finito. Cioè, se ne parla più forte perché. In un'ora hanno finito il Consiglio Comunale e quindi praticamente un Consiglio Comunale senza alcuna verve.
Non vanno in ferie perché martedì ce ne sarà un altro consiglio comunale. Perché tutto questo bisogno. Ma perché ci sono variazioni di bilancio, perché l'attività ferve per tutti questi, perché vedete, tutti questi finanziamenti del PNR che arrivano, praticamente debbono essere messi in bilancio le somme. Allora, siccome continuano ad arrivare sempre cospicue somme, però la verità è che sono tutti distratti dalle prossime elezioni, anche senza essere direttamente interessati. Ma infatti, allora chiudiamo l'argomento Consiglio Comunale, ce ne sarà uno martedì, noi non facciamo la nostra rubrica, manderemo in onda, e però poi c'è prima di San Giovanni. Invece, sì, ecco, da qui a San Giovanni si cambierà l'Italia, ecco, perché entro il 22 debbono essere presentate. Infatti, ti volevo fare questa domanda, spieghiamolo ai telespettatori. Ora, queste elezioni anticipate secondo me hanno spiazzato un po' tutti, perché tutti pensavano di avere ancora il tempo, vediamo, ora vediamo, tanto a marzo, aprile, insomma, riusciamo. Ora, di botto dobbiamo. No, c'è un momento, c'è un momento di sbandamento totale, soprattutto a livello locale. A livello nazionale sanno come muoversi, a livello locale ci sono grosse problematiche, perché intanto entro il 14, significa tra 10 giorni, debbono presentare i simboli e le coalizioni, entro il 22 debbono presentare i nomi dei candidati, le liste. Quindi un'estate è chiaro che dopo le dimissioni di ieri di Musumeci, immediatamente dopo si passerà alla formalizzazione per le liste delle regionali, per le candidature. E il tutto si deve fare una campagna elettorale che, se mi permette, togliendo queste due settimane di Ferragosto in cui, anche se la vuoi fare la campagna elettorale, non ti ascolta e non ti sente nessuno, praticamente nel giro di un mese appena ci sarà una campagna elettorale, fra le altre cose, confusa, e soprattutto se entro, ma questo penso che entro il 22 lo sapremo, c'è per esempio in questo momento la grande incognita di una coalizione di centrosinistra che a Roma è sfaldata perché 5 Stelle e PD non sono insieme. In Sicilia invece ancora i 5 Stelle spingono per mantenere la coalizione che si era presentata alle primarie, anche perché il PD magari potrebbe camminare con le sue gambe, i 5 Stelle sono consapevoli che da soli non avrebbero dove andare. Allora questo in questo momento sta portando a una situazione di stallo, e soprattutto ho l'impressione che abbiano difficoltà a trovare i candidati. Perché ecco, se ci fossero file di candidati alle nazionali. Ma sì, alle nazionali, anche alle regionali, ti posso dire una cosa, converrebbe di più presentarsi alle nazionali, dove non devi essere sottoposto a un esborso economico, il tuo destino dipende dai voti che prende il partito o la coalizione, per quanto poi noi siamo messi male, perché noi abbiamo collegi che arrivano fino nella provincia di Catania e forse anche oltre, e quindi parlare di chance per i ragusani è un'utopia. Però sei messo là e non devi spendere, per una campagna delle regionali deve mettere mano al portafoglio, e quindi non tutti sono disposti, soprattutto di fronte a un risultato non certo, perché se ci fosse là, allora io ho questa paura, che c'è una sorta di ritrosia a farsi avanti, sono tutti alla finestra, sono tutti pronti per avanzare la propria candidatura. Tu dici che c'è una ritrosia a candidarsi per le regionali e invece se li chiamano per le nazionali accetterebbe. C'è una certa sono stato candidato alle nazionali. Ci vuoi mettere? No, perché poi sai, le nazionali sono un'incognita per tutti questi collegi, cose. D'altra parte dobbiamo dire anche che queste elezioni si stanno affrontando con molta poca conoscenza di quelli che sono i meccanismi elettorali, perché ci sono meccanismi complessi che variano fra Camera e Senato, cose, e quindi praticamente farsi con, sai, quelli che una volta venivano eletti con i resti e cose. Io mi ricordo, c'era gente allora nella Democrazia Cristiana, anche ai più bassi livelli di dirigente, che queste cose te le sapeva spiegare
sì, a livello poi, proprio scolastico. Poi, per dire una cosa, qualcuno ricorderà per esempio l'amico Giovanni Mauro, che venne eletto senatore in una lista a Napoli, sì, che l'avevano messo tanto per mettere un numero, come sempre di 18esimo, 17esimo, e fu eletto. Sì, no, ma ecco, dipende, ma quindi dipende dipende poi anche dagli esponenti che ha il partito, e siccome negli ultimi tempi non dobbiamo dimenticare che c'è una grossissima fascia di astensionismo. Sì. Che se qualcuno, e peggiorerà questa se qualcuno sì, è destinato a peggiorare, ma se qualcuno riuscisse con argomentazioni valide ad attirare questi che si disinteressano alla politica, solo che purtroppo io in questo momento vedo molta gente interessata alle candidature, alle alleanze, alle coalizioni, che non nessuno fino al momento discute di programmi. Nessuno valuta. Allora ti dirò che oggi alcuni sindaci a livello nazionale hanno creato un gruppo, un movimento, nel quale proprio c'è questo discorso: tutti state parlando, ma nessuno ci dice cosa volete fare. Cioè, voi pensate, noi sindaci, che siamo quelli in prima linea, nessuno ci viene a dire se facciamo, se vinciamo noi. Faremo questo per esempio. Perché non lo sanno, perché non lo sanno, perché non lo sanno nemmeno loro. Perché tu prendi per ora, se fa il nome di Stefania Prestigiacomo come sì, possibile candidata del centrodestra, Stefania Prestigiacomo parla, ma da siciliana dovrebbe dire quello che vuole fare. Stefania Prestigiacomo, tanto per cominciare da casa sua, ci dovrebbe dire cosa vuole fare con il polo petrolchimico di Priolo: rilanciarlo o bonificarlo. Stefania Prestigiacomo, la stessa strega, ci dovrebbe parlare di Gela. Però Stefania, scusa, Stefania Prestigiacomo è stata ministro per l'ambiente, quindi è una molto. Sì, sì, ma amico, molto, quindi nessuno credo che queste cose non le vuole vedere. Si vuole convincere, per esempio, se voi ricordate, quando Stefania Campo sollevò il problema delle dune di plastica ai macconi di Gela, di Acata, tutta la spiaggia di Acata, che è una cosa semplicemente da rabbrividire, scandalosa. Stefania Campo aveva il ministro dell'ambiente, che era fra le altre cose un ex militare, quindi uno rigido, che era ministro dell'ambiente, non fece nulla, non fece nulla. Quindi motivo per cui tutte queste cose, noi vorremmo, almeno io gradirei un presidente della regione che mi dicesse: no, per me i macconi di Gela possono stare là perché è un problema irrisolvibile. No, dice, i macconi di Gela è come l'altro ieri, perché poi nessuno parla. L'altro ieri è venuto alla cultura, se n'è andato al museo là di Camarina, tutti felici del museo di Camarina, a 100 metri, ma forse anche di meno, da dove si brindava all'apertura di questo museo, c'è il costone roccioso, quello a mare, che praticamente sta scivolando tutto in acqua. La strada è chiusa non perché c'è il ponticello da rifare, la strada è chiusa perché non è sicura, perché di colpo può venire tutto giù, ma nessuno ne ha parlato, nessuno gli ha detto: assessore, lei viene qua. È possibile che non l'hanno detto? No, non gliel'hanno detto, ma d'altra parte là c'è stata un'altra presa in giro. Hanno aperto il museo, ma ci sono l'80% dei lavori sono ancora da fare in tutta l'area esterna, in tutta l'area esterna archeologica da riqualificare. E come il fatto che poi giocano, l'altro ieri c'è stato il comitato di Ragusa al centro, a noi ci abbiamo parlato con l'architetto Buzzone, che in serata della Camarina si era spostato a Caucana per la presentazione di un libro. Ah no, non vi preoccupate, se corre il museo di Via Natalella lo riapriremo. Però giocano, l'assessore Giuffrida ti dice che stanno pitturando le pareti, Buzzone ieri gli ha detto: se collaudano la scala possiamo aprire. Cioè, perché ancora si aspetta il collaudo, cioè i vigili del fuoco, com'è che hanno imposto la chiusura perché non c'erano i requisiti di sicurezza? La scala è montata da 2 mesi e ancora devono fare il collaudo, perché forse chiaramente sarà un collaudo generale di tutta la struttura interna ed esterna. Ma è passata tutta l'estate, il presidente del comitato di Ragusa al centro si augura che per San Giovanni il museo venga aperto. Io sono convinto che il museo per San Giovanni non sarà aperto,
E quindi però di tutte queste cose non se ne lamenta il sindaco, non se ne lamentano gli assessori. L'assessore d'Arezzo forse magari sarà felice che il museo di Via Natelli non apre, e non ne parla nessuno. Cioè vengono qua gli assessori, vengono le autorità, ora sono tutti contenti e dispiaciuti perché Musumeci si è dimesso, però nessuno ha chiesto a Musumeci scusi, ma lei aveva stanziato i soldi per potenziare la terapia intensiva del Ragusa. Ma come finito? Dove sono i soldi? Si potenzia questa terapia intensiva o non si potenzia? Queste sono le cose da chiedere ai politici e che spero, si faccia anche quando poi ci sarà l'elezione del prossimo sindaco. Perché nel prossimo sindaco io ho conservato gelosamente come una reliquia il programma elettorale del sindaco Cassì. Il sindaco Cassì è una brava persona. No, quello aspetta al passo. È una brava persona. Avrà agito in buona fede, avrà fatto tanto per Ragusa, ma del programma elettorale che era stato scritto è stato rispettato sì e no il 10%. E molte cose non sono state completamente fatte, non sono state completamente ignorate. Ora è arrivato il finanziamento del PNRR per il polo fieristico, del polo fieristico se ne parlava nel programma elettorale, non è pronto neanche un progetto di massima, non sanno quello che devono fare. E di queste cose. Eppure quello hanno parlato tante volte. E di queste cose non ne parla nessuno, perché anche la base, i consiglieri, la gente si preoccupa se ci sono le macchine posteggiate a Ibla, si preoccupa se a Marina del Ragusa la piazza è piena o vuota, ma di tutte queste cose serie non ne parla nessuno. Certo, hai ragione. Quindi vuol dire che. Per il prossimo sindaco dovremo essere un po' più attenti. Cioè, dobbiamo lo stesso Cassini, dobbiamo chiedere alla conferenza stampa al Vescovado per San Giovanni, il sindaco affettuosamente mi prendeva in giro perché io gli dicevo alla Ragusa Catania non si farà mai. Lui invece sostiene che a rispetto dei 40-50 anni passati, oggi ci sono degli atti che fanno propendere per la realizzazione della Ragusa Catania. Realizzazione della Ragusa Catania, che secondo me è una pura follia, per andare a spendere 1.200.000.000, andare a stravolgere completamente il territorio. Metteci per una strada, anni. Per una strada che c'è l'autostrada pronta e ci possiamo andare dall'altra parte. È pura follia oggi in questo momento in cui 1.200.000.000 potrebbero servire. Tra l'altro dobbiamo dire che non è una strada nuova, ma è la vecchia strada. Quindi vuol dire che per 4-5 anni avremo pene per andare a Catania. Ma perché non solo, ma sarà non solo. Lavori, ma voi pensate che per 4-5 anni, come succede in tutte le opere pubbliche, non ci saranno rallentamenti, chiusure di cantieri, ditte che falliscono, non ci mandano l'asfalto. Ci sarà l'inferno quando, mi permetto di dire, sì, Catania, il collegamento per Catania con noi è fondamentale. Però c'è l'autostrada. Ma chi vuole andare a Enna, chi vuole andare a Palermo, chi vuole andare ad Agrigento, chi vuole andare a Trapani, anche se ci deve andare con la macchina, non ti dico se ci deve andare in treno, ma praticamente può mettere un'aspettativa se ci può andare in treno, perché praticamente ci sono tempi da fare paura, ma noi non possiamo arrivare neanche a Marzameme, perché non abbiamo nemmeno un collegamento di questo tipo con l'entroterra, con Caltagirone, non abbiamo nulla, e nessuno parla. Per esempio l'altro ieri parlavano di trasporto pubblico e di cose, siamo indietro come Ragusa, è stato immacolato solo un autobus. Siracusa è combinata peggio di noi, cosa da dire? Si parla di piano del traffico, ora c'è il GAL che deve fare cose. Sì, ma se fanno tutte queste cose, ma il problema è che se io esco la sera dal consiglio comunale e voglio tornare a casa, un autobus non lo trovo. Questa è la problematica grossa, che sono passati 4 anni, d'altra parte
Siccome ieri sera ti devo dire che alle 9:20 c'era una lunga fila di persone in Piazza del Popolo che aspettava la navetta. Non c'è nulla di male, perché era una lunga fila che ci volevano almeno due pulmini, no? Sì. E questo è un fatto negativo, perché tu stai là mezz'ora e aspetti più di mezz'ora e non è che ti viene tanta voglia poi di andarci. Oggi abbiamo pubblicato quelle fotografie, io purtroppo ho fatto un errore nel titolo, ho messo 4 luglio invece di 4 agosto, e però nell'articolo poi si parlava realmente del 4 agosto. Il famoso dottore Giannone, che tanto si preoccupa di Ibla, praticamente ha mostrato dei video dove ha fatto vedere che discesa peschiera, parcheggio di Largo San Paolo, i parcheggi sotto le case popolari e tutta la circonvallazione, compresa la strada per andare a girare da via Peschiera, era piena di auto. Certo, al buio. Questo a smentire chi ha criticato i parcheggi alla circonvallazione, a smentire chi dice che a Ibla non c'è nessuno di sera, cioè tutte queste cose andrebbero analizzate per benino. Ora c'è l'ultimo pad degli operatori che vogliono fare causa perché la ZTL lede i principi della ZTL, e ti devo dire che sono un po' preoccupati, perché sai com'è con la giustizia. Leana potrebbe uscire. Certo, il TAR potrebbe fare quello che ha combinato. Un avvocato specializzato di Milano gli sta curando questa causa, certo. Dove la ZTL sarebbe illegittima perché lede la privacy, certo, delle persone. Se fosse vera una cosa di questo genere, sono scacciate tutte, dovrebbero togliere tutto, tant'è da voci di corridoio, voci attraverso giornalisti. Praticamente la cosa simpatica è stata che qualcuno dei giornalisti, tuoi colleghi, ha telefonato alla dottoressa Legidra, che si è occupata di questa ZTL perché si tratta di mobilità, il dirigente del suo assessorato e cosa viene, e ci disse: parlate con Barone, perché non ha voluto rispondere come assessore ai vigili urbani, perché alla viabilità dice no, è cosa del Barone. E Barone, che io giudico, mi dovete perdonare il termine, fra virgolette, stupido, ci disse, gli ha risposto. Perché dice, la dottoressa Legisa mi pare che si occupa di tutto, riparcheggi, ricambio, rinavette, richieste, che d'altro, però poi non ne parla, non si assume nessuna responsabilità. Nel discorso che tu hai detto delle navette a Ibla, chiaramente in queste serate dovreste svuotare Ibla di macchine, perché è impossibile, e le navette dovrebbero essere a rotazione continua. Ma d'altra parte è lo stesso fatto, c'è gente che arriva a Luna quando si deve ritirare, deve aspettare il pulmino, possibilmente il pulmino si sta come le uova in un paniere, tutte attaccate. Purtroppo non sono d'accordo, io la penso in altro modo, io penso che ci vogliono i mezzi come i bus. Uno ogni 15 minuti da 100 persone. Ma se necessario. Ma con l'astro non lo possiamo fare. Ma le città fanno questo. Ma se è necessario, ogni 5 minuti. Certo. Cioè, ma la gente deve sapere che alle 11:15 c'è il pullman. Esci dal consiglio comunale. Ci sono altri 5 minuti perché tanto il pullman passa alle 11:15. Lo sai, e non ti metti come un cretino ad aspettare. Dania, se tu ti fermi a una fermata dell'auto, si aspetta il famoso 29, quello che devi tenere, portare. Ma 29 ce n'erano in circolazione, 7. Certo. Ci passava uno ogni 10 minuti. Fanno. Ed è quello per assicurare il trasporto. E quello si deve fare, lasciate stare queste navette che poi giustamente servono a finanziare aziende. Il problema qual è? Ma ci vuole una cosa con gli orari, che ogni quarto d'ora gira con i pullman grossi, perché le navette, dai, sono pulmini. Non... Ma se... Basta Cesare, ce lo possiamo chiudere questa. Stiamo e auguriamo buone ferie. Auguriamo buone ferie. Di tutto anche a lei, direttore. Sì, giorni di meritato riposo. Sì, e noi andiamo in ferie per una serie di motivi che abbiamo detto già in apertura. Abbiamo bisogno anche di riposarci, e poi sarà un magnifico settembre.
però ma no, manca una fine di agosto, un magnifico settembre, perché sarà da vedere, poi vedremo ottobre, novembre, poi ci saranno le elezioni, ma vediamo, non lo so. Grazie Cesare, buone vacanze. Grazie a te, buonasera a te, telespettatore. Andiamo avanti con il giornale. La città di Pozzallo è una delle perle della costa meridionale della Sicilia. Per una vacanza o per affari, scegli il comfort dell'Hotel Continental. Arredato di recente con gusto e sobrietà, l'Hotel Continental mette a disposizione dei clienti 22 camere climatizzate con tutti i comfort, una terrazza, la piscina all'aperto, il bar ed ogni altro servizio per rendere perfetto il vostro soggiorno. L'Hotel Continental dispone anche di sale ampie ed accoglienti, dove si possono organizzare matrimoni, cerimonie ed eventi, e un ristorante per gustare rinomati piatti a base di pesce fresco locale e pizze tradizionali. Hotel Continental Pozzallo, Ragusa. Questa è Teleiblea. Vediamo anche questa storia con l'amico Cesare, se ne parlerà dopo San Giovanni. Questa vicenda dei sindaci che si sono messi insieme, sono tutti sindaci della zona del Lazio, che hanno chiesto proprio di poter da loro e invitare coloro che saranno alle prossime elezioni mandando un programma per dire abbiamo bisogno, non possiamo stare ad aspettare voi quando vi deciderete. E naturalmente continua ad esserci questa polemica che si è fatta su Ibla. Diceva Cesare, ci sono le macchine. Io credo che è importante dire che fino ad oggi noi siamo stati abituati ad andare nei centri storici con la nostra macchina quando vogliamo, uno può risalire quando vuole, non deve aspettare la navetta, perché siamo abituati come nelle piccole città. Forse le grandi città sono un'altra cosa, bisogna usare i mezzi, quindi non possiamo pensare di essere sempre piccola città. Ma le grandi città hanno queste organizzazioni, come ho detto io, orari precisi, mezzi pubblici che servono a eliminare le code o questo fatto delle navette. Io la penso così, basterebbe andare all'asta, riuscire ad avere degli accordi particolari anche per esempio per fare dei mezzi che circolano all'interno di Ibra, perché si potrebbe scendere dal Carmine, prendere un mezzo che gira tutta diciamo, la circonvallazione e ti porta dove vuoi. Queste sono le cose delle grandi città, poi non so se si possono fare. Anche lì noi cerchiamo di dare suggerimenti con la questione della tassa di soggiorno. La questione della tassa di soggiorno tutti hanno diciamo fatto i complimenti per quello che ho detto io, ma ormai è una battaglia che non possiamo portare avanti, perché quello di cui parlavo erano i soldi di 2 anni fa, quelli di quest'anno li spenderanno l'anno prossimo, quelli che stanno spendendo sono quelli dell'anno passato, non ci possiamo fare niente. E quando arriverà il nuovo sindaco, che dobbiamo avere la certezza che nel suo programma ci sia qualcosa che riguarda la tassa di soggiorno, e lo dovremo chiedere. Dovremmo fare in modo che chi si presenta dice io della tassa di soggiorno farò questo, non lo faccio per gli spettacoli. Mi dispiace, questa è la realtà. Allora io vi saluto, ci vedremo chiaramente verso il 23-24 di agosto, prima della festa di San Giovanni, e vi lascio con Stefano che parla di cronaca e poi un ampio servizio sulla conferenza stampa che parla della festa di San Giovanni. Grazie e buone vacanze. Ci vediamo prima della festa di San Giovanni. Ciao a tutti.
Apriamo la pagina della cronaca di questa sera con una notizia che ci giunge da Acate. All'interno della discarica di Contradarinelli, la cosiddetta discarica del mistero, perché? Perché è stata, come sapete, posta sotto sequestro oltre un anno fa e ancora in attesa di bonifica. Sono state rinvenute banconote distrutte e compattate in cilindri. Ci si interroga a questo proposito, lecito chiedersi se si tratti di banconote vere o false. Di che valuta si tratti. In questo senso le indagini sono state condotte dalla polizia locale, che però al momento non ha ottenuto i risultati sperati. A fare specie inoltre anche il rinvenimento delle ultime ore, ossia documenti con dati sensibili provenienti da fuori provincia, in particolare da Siracusa e Catania, che alimentano questa ora di mistero appunto che c'è intorno a questa situazione. Si chiede infatti come mai documenti e banconote siano stati sotterrati, insomma, in quest'area appositamente scavata, per cui insomma le indagini sono in mano alla polizia locale. Invece, per quanto riguarda la bonifica, dovrebbe occuparsene la procura di Ragusa. La storia attuale però ancora non si conoscono, insomma, ulteriori risvolti. Adesso la notizia di un incidente stradale che è costato la vita purtroppo ad una donna di 60 anni sulla Sampieri-Scicli. Nella giornata di ieri, intorno alle 14, la donna viaggiava in auto condotta dal figlio di 23 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada dopo aver sfondato un muro, subito in gravi condizioni. La donna è stata trasportata ad urgenza in codice rosso al Maggiore di Modica, dove purtroppo non è stato possibile fare nulla se non constatare il decesso. Purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare. Adesso la notizia di un altro incidente stradale che si è verificato invece ieri sera a Modica in via Nazionale. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto e conducenti, un uomo e una donna. Sono rimasti feriti e trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica. Per loro una prognosi di 10 giorni. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, per la zona del traffico che naturalmente ha subito grossi rallentamenti. Infatti la strada è stata chiusa in entrambi i sensi. Questo pomeriggio presso il Vescovado a Ragusa si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, presente naturalmente il Vescovo Monsignor Giuseppe La Placa, vedete le immagini, anche il Sindaco Cassì e il Parroco di San Giovanni Don Giuseppe Burrafato. Insomma, si è fatto un po' il punto della situazione, numerosi eventi, cose, iniziative. Naturalmente l'iniziativa culmine è quella della processione, un'iniziativa che finalmente i ragusani possono tornare a riabbracciare dopo due anni, insomma, di attesa. Naturalmente si tratterà in questo senso anche dell'esordio, da questo punto di vista, di Monsignor La Placa, che appena un anno fa è stato nominato vescovo della diocesi di Ragusa, per cui momento importante anche per lui. Di questo e molto altro ha parlato Monsignor La Placa e anche gli altri presenti che sono intervenuti ai nostri microfoni. Ed è tutto per la pagina della cronaca di questa sera. Vi lascio proprio con il servizio in questione. Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, presentate in conferenza stampa i festeggiamenti, il calendario completo dei festeggiamenti, finalmente, di San Giovanni Battista. Si torna a festeggiare San Giovanni Battista nei suoi panni, però questa è la prima vera esperienza, in questo senso che emozioni prova in questa circostanza? Sì, è una bella emozione, sarà tutta una sorpresa per me, perché l'anno scorso abbiamo celebrato semplicemente la festa liturgica e devo dire è stata anche quella una emozione intensa, perché ecco, l'assenza di tutto il contorno di una programmazione che quest'anno invece si farà ha dato un significato particolare a quella festa. Però, come è stato sottolineato oggi nella conferenza stampa, ecco, anche tutto il contorno che diciamo viene programmato per la festa di San Giovanni ha un valore di aggregazione, un valore di
di ritrovo di una identità collettiva che certamente ha la sua importanza. Tutto ciò dobbiamo aggiungere che il messaggio principale che San Giovanni appunto ci indica è proprio quello per noi cristiani di tendere ad una conformazione a Cristo che si realizza attraverso una vita cristiana autentica che sappia testimoniare i valori del Vangelo con parresia e senza compromessi. Eccellenza, i fedeli della comunità insomma ragusana sono rimasti a digiuno di questa esperienza, questi festeggiamenti che fanno parte della comunità per 2 anni, insomma i motivi erano più che validi dovuti alla pandemia, un'assenza che ha avuto un peso non indifferente, adesso finalmente si riparte. Sì, sì, si riparte, ma il valore delle precedenti feste che sono state ridotte semplicemente all'aspetto religioso non è un valore ridotto, anzi in qualche modo può anche essere servito a dare a questa festa un significato più intimo che non dobbiamo perdere, non dobbiamo smarrire anche se ci sono dei contorni esterni che ci fanno stare insieme nella gioia, nella fraternità e anche nella spensieratezza che è anche questo un valore che dobbiamo coltivare. Sindaco Peppe Cassì, presentato in conferenza stampa, finalmente si riparte il calendario delle celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, quanto è importante per la comunità ragusana, finalmente si ritorna a questa esperienza che fa parte, come è ribadito anche dal Vescovo Monsignor La Placa, di questa comunità è veramente un passo fondamentale, si torna finalmente a respirare qualcosa che fa veramente parte, una parte integrante della nostra comunità. Indubbiamente, dopo anni di limitazioni e di restrizioni, finalmente la festa del patrono torna nella sua versione integrale, diciamo così, con partecipazione popolare, con le celebrazioni eucaristiche, ma anche, aggiungo, con il significato che una festa così ha per la comunità, il momento in cui appunto la comunità si riunisce, si ritrova intorno alla sua massima autorità religiosa, al pastore, al vescovo ragusano, in un momento di religione sicuramente, di riflessione, ma anche un momento di festa, di gioia, perché la festa, il patrono, la celebrazione del patrono è anche quello, e quindi attraverso le fiere, i mercati, gli eventi che sono stati organizzati collaterali appunto a tutte le iniziative religiose, rappresentano anche un momento di partecipazione popolare. Noi siamo convinti che la città di Ragusa non aspetta altro che poter tornare a celebrare, a festeggiare il suo santo patrono e diciamo, ripercorrere le sue tradizioni nella maniera piena, come è stato fatto fino a 2 anni fa, dimenticando per un attimo ecco, le difficoltà che ci sono in questa, che ancora purtroppo persistono in questi mesi, in queste settimane, e ritrovarsi come comunità. Sindaco, un evento che finalmente può riavvicinare definitivamente la comunità ragusana sia alla città di Ragusa, perché San Giovanni fa parte veramente della città di Ragusa, sia alla figura di San Giovanni stesso a livello religioso, è un passo importante per riavvicinarsi tutti, perché 2 anni sono stati veramente troppi. Sì, appunto, 2 anni sono stati pesanti per tutti, il Vescovo ci ha ricordato il valore religioso, la figura di San Giovanni, quello che ha rappresentato, quello che rappresenta, e certamente la comunità ragusana si unirà attorno al proprio patrono in questo momento celebrativo che ormai è una tradizione da sempre della nostra città, a fine estate tra l'altro, quindi è il momento in cui magari si rientra dalle vacanze, c'è un'occasione ecco, di ritrovarsi prima di ricominciare diciamo, con le ordinarie attività lavorative che poi impegneranno i ragusani dall'autunno in poi. Un momento significativo di grande importanza per tanti motivi per tutta la comunità. In questa direzione, Sindaco, come si inserisce l'impegno del Comune di Ragusa dell'amministrazione Cassì? Beh,